Siamo Consulenza 2017, Marco Barindelli, Head of Intermediary Italia di Schroders. Parlando di MiFID 2, l'industria pare essere piuttosto non spaventata, quantomeno piuttosto preparata di fronte a questo cambiamento che comunque è forte. Dal punto di vista di una realtà come la vostra, che cosa si sente di dire? Sì, l'industria sembra essere preparata e allineata, dichiarando di fatto un non sostanziale cambiamento rispetto al regime attuale. Quindi tutti quanti hanno fatto bene i propri compiti e stanno preparandosi al 2018 senza appunto grandi cambi rispetto a prima. Quello che noi vediamo in realtà è la possibilità di introdurre un nuovo tipo di collaborazione con i soggetti distributori che passa dalle direzioni centrali e passa da partnership più strutturate e alla creazione quindi di veicoli di altro tipo che possono, credo, ben soddisfare le esigenze della nuova MiFID, le esigenze remunerative ovviamente delle reti di distribuzione e non ultimo ovviamente anche le esigenze degli investitori. Le incertezze normative, economiche e politiche fanno sì che la costruzione dei portafogli sia abbastanza complessa per trovare valore e trovare performance. Gli strumenti alternativi possono essere interessanti, se sì come e su cosa state lavorando voi? Sì, come dicevi giustamente, le incertezze politiche di quest'anno, peraltro simili a quelle che abbiamo visto nel 2016, potrebbero portare a cercare una terza via, che non si trova più nell'obbligazionario come strumento, come porto sicuro, ma forse in strategie meno correlate o del tutto decorrelate rispetto ad altri strumenti o altri asset allocation, che possano portare a proteggersi in caso di volatilità. Quindi, a nostro modo di vedere non sono senz'altro gli strumenti da sovrappesare in modo eccessivo all'interno del portafoglio, non sono certo gli strumenti da cavalcare a fronte di un mercato fortemente direzionale, ma se qualcosa non dovesse andare in quella direzione probabilmente potrebbero essere un'alternativa per decorrelare, per diversificare, per rendere un pochino più prudente il portafoglio. Avete un fondo che è andato particolarmente bene, se ci vuole dire in sintesi anche questo anno se farete uscire nuovi prodotti o se... Sì, beh, la dinamica commerciale prevede ovviamente il lancio e la creazione di nuovi veicoli in linea con anche le esigenze delle strutture commerciali e dei clienti. Noi abbiamo dato continuità rispetto allo scorso anno cercando di lavorare sulla parte obbligazionaria nel mondo del credito, quindi affiancando ai prodotti esistenti anche una serie di altri prodotti più diversificati e globali nell'ambito del credito e abbiamo anche nell'ambito delle strategie alternative cercato di creare nuove idee, non solo in ambito europeo ma anche in ambito globale, poco correlate tra di loro e senz'altro le correlate rispetto ai mercati azionari. Sul mercato azionario la chiamata ovviamente è diversa, se appunto si ritiene che le visioni politiche di Trump e la questione politica invece in Europa si sistemerà o potrà già portare a breve dei risultati, in questo caso invece noi consigliamo di provare ad andare direzionali sui mercati, meglio forse con un approccio value. Perfetto, la ringrazio molto, grazie.